ragazzi, bentornati in quest'ultimo video della mia serie per dimagrire. Nel primo video, come avete visto, ho dato consigli sull'allenamento e sui metodi migliori da utilizzare per perdere grasso. Nel secondo video, che è stato anche il più apprezzato, ho dato consigli alimentari. Oggi parliamo dell'ultimo tassello che manca, che è quello dell'integrazione. Questi tre video sono un, diciamo, prologo al mio libro in uscita a fine maggio, che riguarderà appunto il dimagrimento e la definizione. Tutte le informazioni di questi video e tante altre le troverete nel libro, del quale poi vi darò la data esatta di uscita. Partiamo subito con l'integrazione, vi faccio una piccola premessa. Non ho inventato nulla di ciò che sto per dirvi, non ho sentito mio cugino per sapere quali integratori funzionano e quali no, non me li sono inventati, ne ho fatto io delle ricerche, ma semplicemente mi sono affidato al sito web più famoso al mondo in ambito di integrazione, che è examine.com. Su examine.com trovate tutta una lista infinita di integratori con annessi tutti gli studi scientifici che sono stati fatti su quell'integratore, se sono stati fatti, con le evidenze scientifiche che ci fanno capire se un integratore effettivamente ha effetto oppure no, quanto effetto ha, se ne ha poco, se ne ha tanto, se è efficace oppure no, e soprattutto quelli di Examine sono stati davvero in gamba, perché hanno anche valutato il tipo di studio che è stato fatto sull'integratore. Per chi fosse un po' nell'ambiente sa che gli studi scientifici non sono tutti uguali, ma ci sono molti studi scientifici diversi. Examine.com ha valutato anche la qualità degli studi scientifici che sono stati proposti. Vi dirò, ho trovato su una lista di 30 integratori di Examine.com che dichiarano di essere dei fat burner, quindi dei bruciagrassi, in realtà ce ne sono solo 5 che funzionano. E adesso vado a elencarveli e vado a elencarvi brevemente dove si trovano e che effetti hanno. Allora, il primo integratore di cui parliamo è anche il più famoso, il più utilizzato e quello che anche chi non fa palestra utilizza quotidianamente, che è la caffeina. Perché? Perché la caffeina ovviamente è contenuta non solo nei pre-workout che utilizziamo prima di andare in palestra, ma anche nel caffè che da buoni italiani quali siamo beviamo in quantità industriali ogni giorno. Piccola parentesi, perché arriviamo a bere quantità industriali di caffè, gente che beve 10, 12, 15 caffè al giorno? Perché il caffè più lo si usa e più ne si ha bisogno, nel senso che i nostri recettori cellulari si saturano con il tempo e quindi per avere gli stessi effetti abbiamo sempre bisogno di una dose maggiore di caffeina. Una buona soluzione a questo problema è smettere di bere caffè, vi farà male la testa 2 o 3 giorni, poi vi passa e i vostri recettori incominceranno a funzionare di nuovo a dovere. Ovviamente se i recettori si saturano anche gli effetti della caffeina vengono meno, ed è ciò di cui vado a parlarvi adesso. La caffeina ha dei buonissimi effetti dal punto di vista della capacità aerobica, dal punto di vista della potenza che siamo in grado di sprigionare, dal punto di vista della concentrazione. Stimola ovviamente l'adrenalina e quindi di conseguenza aiuta realmente a stimolare la lipolisi, quindi la perdita di grasso. Ora non si sa in realtà, perché è davvero indefinibile, quanto questa lipolisi sia stimolata, perché poi c'è sempre la domanda da porsi: ok, funziona, ma quanto effetto ha? Mi aiuta a perdere lo 0,5% di grasso o il 50% di grasso in più? Questa è un'enorme differenza, ma che non siamo in grado di stabilire. Quindi la caffeina è sicuramente un integratore che funziona, occhio che ovviamente vi alza il battito cardiaco, quindi non esagerateci. Le dosi consigliate su Examine, mi sembra, adesso non ho qua Examine sotto mano, ma che vadano dai 100, 200 ai 400 mg come dose pre-workout. E diciamo che è un integratore con basi solide scientifiche che ha parecchi effetti benefici. Ovviamente va un attimo, come vi ho detto, ciclizzata, perché altrimenti i recettori si saturano e voi non avete più gli effetti che avevate. Il secondo integratore di cui voglio parlarvi è il Coleus forscoli. Il Coleus forscoli è un estratto di una pianta, è poco conosciuto a dire il vero, però ha, secondo gli studi scientifici che sono stati fatti, un leggero effetto termogenico, quindi vi aiuta leggermente a ossidare i grassi che sono nel vostro corpo. L'effetto principale in realtà del Coleus è quello di aiutare chi è asmatico, quindi è stato confrontato con altre sostanze in uno studio e si è visto che per chi ha l'asma può essere un valido aiuto.
Il terzo integratore di cui voglio parlarvi è un fitonutriente che si chiama fucoxantina. In realtà la fucoxantina non aiuta esattamente a perdere grasso a livello generale, ma è molto attiva nel fegato, quindi aiuta a perdere il grasso epatico più che il grasso che abbiamo accumulato nel nostro organismo. Le quantità di fucoxantina vanno dai 2,4 agli 8 mg di principio attivo. Ovviamente dovete sempre guardare il principio attivo che è presente negli integratori di fucoxantina, perché vengono venduti le polveri all'1% di principio attivo, quindi una dose potrebbe andare dai 240 agli 800 mg per avere le dosi che vi ho detto di principio attivo. Allora, questi sono tre integratori, caffeina, coleus forscoli e fucoxantina, che trovate tranquillamente in commercio ovunque, da eBay a case di integrazione, eccetera. Ci sono altri due integratori che funzionano davvero e che sono molto più efficaci dei tre che vi ho elencato per perdere grasso, ma in Italia sono illegali. Nel senso che in Italia non è permesso il commercio. Ve li cito comunque perché so che ci sono anche persone che vivono all'estero, che mi seguono, come in America e in UK, e in certe nazioni questi integratori sono consentiti, non sono considerati sostanze illegali, ma li trovate in ogni termogenico in commercio. Sono la Yohimbine. L'effetto principale della Yohimbe è che ha una buona capacità di aiutarvi nel migliorare le vostre erezioni, infatti è spesso utilizzato come afrodisiaco per questa sua proprietà. Studi hanno dimostrato in realtà che la incidenza che ha la Yohimbe sulla massa grassa è piuttosto buona, quindi è un integratore piuttosto efficace. Ha un paio di effetti collaterali che vi può provocare ansia e che vi aumenta il battito cardiaco. Il quinto integratore, che è anche l'ultimo di cui vi parlo, è l'effedrina. Ora, l'effedrina è una sostanza di cui io vi consiglio di stare assolutamente alla larga, perché ha degli effetti non proprio positivi, e anche gli studi che ci sono hanno proprio dimostrato che può avere conseguenze non piacevoli. Se siete degli sportivi agonisti, è spesso testata come sostanza dopante, quindi anche se in certi stati la trovate legale, non potete assumerla se fate competizioni. E quindi vi dico brevemente gli effetti che ha, ma vi consiglio caldamente di non pensarci. Ve lo dico solo a scopo informativo, perché tanto se andate su examine.com comunque trovate le stesse cose che vi sto dicendo. L'effetto principale dell'efedrina è quel che poi l'efedrina è un principio attivo della pianta dalla quale viene estratta, che è l'effedra, è appunto di ridurre il grasso corporeo, di aumentare in maniera piuttosto drastica i battiti cardiaci, e questo ovviamente causa un aumento della pressione, il che non è sempre una buona conseguenza. Può interferire con dei farmaci, quindi vi raccomando, ve lo dico proprio solo a scopo informativo, ma non direi di pensarci, nel senso che purtroppo sì, non posso mentirvi, funziona a livello di perdita di grasso, ma è una cosa alla quale io... Tutti gli altri integratori che non avete sentito in questo video, quindi dalla garnicina cambogia all'estratto di tè verde al tè bianco dell'Himalaya al guarana al pepe nero, tutti questi integratori che vengono venduti come fat burner, come sostanze che possono aiutarvi nella lipolisi, non sono stati citati perché o hanno effetti davvero davvero talmente irrisori da non essere considerabili, o perché semplicemente su examine.com non li hanno nemmeno messi nella categoria fat burner, il che significa che appunto non servivano proprio a un bel niente. Vi faccio un esempio, un integratore che mi viene spesso chiesto è il CLA. Il CLA è vero che funziona, perché c'è uno studio che dice che in confronto al placebo il gruppo che assumeva CLA ha perso lo 0,09% di grasso in più. Ora io mi chiedo, è normale spendere 30 euro di CLA per perdere lo 0,09% di grasso? Cioè, capite, non è vero che non funziona, perché certo che funziona, ma il quanto funziona è talmente irrilevante che vi consiglio caldamente di tenere a mano i vostri soldi e di non spenderli in integratori del genere. Infatti, ve lo dico proprio anche tranquillamente, mi viene spesso chiesto, soprattutto in questo periodo, che integratori termogenici assumere.
In realtà vi dico che se vi bevete 2-3 caffè o vi prendete 200-300 mg di caffeina prima dell'allenamento e magari un'altra volta durante la giornata, che non sia a ridosso di quando andate a letto, se no non dormite perché è uno stimolante, state già facendo il 90% di ciò che potete fare con l'integrazione che c'è legale in Italia per quanto riguarda la perdita di grasso e la stimolazione, ok? Mi raccomando, ricordatevi, il 95% dei risultati li ottenete tramite i primi due video che vi ho fatto, che sono allenamento e soprattutto nella fase di perdita di grasso definizione. E se volete dare un piccolo boost e avete qualche soldo da spendere in integrazione, ve lo ripeto, vi consiglio caffeina, coleus e fucoxantina. Questo è tutto per quanto riguarda l'integrazione. Se avete domande, poi lasciatemele nei commenti, io pian piano cerco di rispondervi. Ci vediamo settimana prossima con tanti nuovi video e spero che vi piaceranno tanto. Un saluto da Malta e buon weekend a tutti. Ciao!